capito che zenzero significa Natale. Provarsi ad assaggiare un biscottino allo zenzero. Natale allo zenzero, presente allo zenzero. Tanti auguroni lo zenzero. Sembra di essere tornati al Fabric. Sembra di essere tornati alla festa cantato. Del Fabric. Io non so voi, ma ogni volta che sento questa canzone, quando c'è la parte gridare fortissimo zenzero, ovunque io sia, grido Zenzero! Da solo, in macchina, in giro per la strada, ovunque. La canzone degli Eli e le storie tese del 2004 che si sono cantati a squarciagola. Letizia e Chef Firo, buongiorno, bentornati. Buongiorno. Facci sentire, Chef, come l'hai cantata questa qui, Natale allo zenzero? Natale allo zenzero, Natale allo zenzero, è vero? È bravissimo, perfetto. Sia bellissimo, bravo. Adoro, veramente. L'hai cantata bene? L'hai cantata peggio prima, fidati, per quello te l'abbiamo fatta cantare, ci hai delusi. Era Natale. Il microfono non lo spetterà. Natale. Allora, ma lo zenzero si usa in Giappone? Io? Ma tanto, 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 dappertutto tanto, proprio. Sì. Noi mo tuffiamo dentro lo succo di zenzero. La doccia dello zenzero. Partiamo dalle tradizioni natalizie giapponesi. Che cosa non può mancare da noi? Panettone, pandoro, dolci. Torta canna. Fragola con panna montata. L'avevi già detto, fragola e panna montata. Mo quelle mo non puoi mancare. Quello. No. Quella è la torta di Natale. Voi mangiate la torta di Natale. Torta di Natale. E poi okay. Mo fragola completamente fuori stagione, però mettiamo dentro un simbolo di amore. Ah, sì. Quindi adesso ultimamente grande successo è Maritozzo, no? Maritozzo c'è panna, una botta di panna montata. E i giapponesi stanno mettendo fragola e poi stanno festeggiando Natale con Maritozzo. Maritozzo ci ha spiegato che usano questo tipo di dolce perché sono i colori del Natale, il bianco e il rosso, se non ricordo male. Sì, esatto. E poi ricorda un po' bandiera giapponese. È vero. E poi questo è un simbolo di armonia d'amore. Senti, tanto amore anche per la nazionale giapponese. Ci siamo sentiti al telefono, non ci eravamo visti. In Giappone le imprese della squadra saranno state comunque celebrate perché è stato un mondiale molto bello. Bel mondiale, bellissimo. Io pianto. Hai pianto? Oh, pianto tanto proprio. Grazie mille. Veramente anche i tifosi italiani, tutti vivono in Italia, tutti italiani. Che io veramente vi ringrazio tanto. È stato bellissimo adottare. Sì. Era un sogno veramente come quello del Marocco, no? Sì. Era bellissimo, bellissimo sognare. Però siamo andati a tanto così da Brasile e Giappone. Tanto così. Senti, un'altra curiosità, abbiamo cercato, volevamo omaggiarti con una canzone natalizia giapponese. Ce ne sono alcune che fanno parte della tradizione, però non è che esistano proprio dei canti tipici, cioè voi siete più abituati a sentire le canzoni che sentiamo anche noi, ho visto Mariah Carey di Wham. Certo. Quindi canzone, diciamo così, canzone Europa, ovviamente cultura europea, quindi ovviamente giapponesizzato. Canzone giapponesizzato, jingle bell, jingle bell, suzuga naru, kyō wa tanoshii Christmas, yay! Ma che bello! Tradotta o dite altro? No, modificato, più o meno maniera Claudio Villa. Epoca Claudio Villa che cantava famoso Sukiyaki. Ah, è vero, la mia cara Sukiyaki. Sukiyaki è però ricetta, cioè Caramia Sukiyaki non è nome di ragazzina. No. Quindi più o meno giapponesizzato e diventa così, canzone. Cioè un stramodificato proprio. Stramodificato. Per quello che riguarda invece cosa bevete? Bevete il famoso whisky giapponese? Whisky giapponese oppure anche sake, no? Ha molto sake. Allora il sake, mi spieghi, va bevuto caldo, temperatura ambiente o freddo? Perché ci sono queste tre opzioni. Ci sono tanta varietà. Ovviamente in questo momento è freddo, quindi prendo sa che è caldo. Riscaldando e poi diventano ubriacone, cominciano a cantare, danno fastidio, ma tu non sei della prefettura di Nara, tu sei della prefettura della Magliana. Sa che è caldo, ma quale giapponese a Roma è caldo. Allora in realtà il buon Fraguarno ha detto guardate che in programma una canzone che ricorda il Giappone c'è, ed è anche bellissima, ed è Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant. Perché il sushi restaurant che musica ha? Vabbè, niente, d'ascolto, cosa normale. 8:43, questa è Radio DJ. Ci ha pensato Harry Styles a colmare questa lacuna del fatto che non ci fossero canzoni giapponesi proprio tipiche del Natale, a parte quelle insomma della tradizione. E giustamente Chef Hiro ha citato la canzone di Claudio Villa che diceva Cara mia Sukiyaki.
Ok, l'hai cantata un po' prima travisabile. In tanti l'hanno capito in un altro modo. Ragazzi, ma mia cara succhia qui. Succhia. Come ha detto lui dalla canzone di Claudio Villa, ok? Esatto. Che in realtà poi era lo stufato di carro. Stufato di manzo. Sì, perché succhiacchi vuol dire stufato di manzo. Ci raccontavi, non esiste il cenone del 24 in Giappone, ma il 25, il giorno di Natale, il giorno degli innamorati. Sì, infatti, quindi di solito parte da 24 di sera e poi arriva 25 di mattina, quello momento è un momento d'oro, che festeggiano festa di innamoramento, festa di amore, quindi tutti vanno al ristorante e poi finiscono... Allora, in teoria in Giappone 24 di sera albergo tutto sold out. Sold out dovrebbe dire tutto alberghi pieni, albergo pieno. Sold out. E poi cosa vanno a fare in albergo? Non lo so, qualcosa succede. Ma come si chiamano questi alberghi? Hanno un nome? Labo Hotel. Quindi famosa leggenda giapponese che nascono bambini stessa data. Perché 24 succede? Loro hanno ribaltato il nostro detto che è Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, Natale con chi vuoi e Pasqua con i suoi. Ma non c'è il pranzo di Natale, per dire? No, in teoria no. Però adolescente, il mio ricordo dell'infanzia, io quando ero piccolo mangiavamo insieme con i miei genitori, festeggiavamo tutta famiglia insieme, tavolone bellissimo. E regali si fanno? Si fa. Okay. Ah, scusa, a proposito dei regali, ce n'hai portato uno, lo scartiamo in diretta. Abbiamo scartato Danilo, lo diciamo nel frattempo. Sì, Danilo è tornato umano. Allora, che cosa ci hai portato? Dici? Ma che bello! Cos'è? Bellissimo! Ma sono fumetti originali? Sì, bellissimo, questo è... No! Ma che bello! Questo è Sensia, però, il Cavalieri dello Zodiaco. È Marco Alberti, è lui. Marco Albieri. Marco, bravissimo illustratore. Sì, l'abbiamo anche, sai, l'abbiamo conosciuto noi da proprio all'inizio. E quindi è un calendario? Calendario e illustrazione. Spettacolare. Molto bravo. E indossi un maglione, poi se vedete il riassunto video capirete di che cosa stiamo parlando. Spettacolare natalizio dei Pokémon. Da voi si utilizzano quindi anche da voi i maglioni, i buffi? Certo. È recente come cosa. Recentemente, sì. Però tutti vestiamo così come se fosse cosplay. Mettiamo Natale, festeggiamo tanto in Giappone. Tanto. Con, diciamo, maglioni dedicati a personaggi. Noi mettiamo maglioni brutti, il suo invece è dedicato a personaggi, in questo caso Pokémon. Sì. Beh, non che sia bellissimo. Mi piace, però. Non ci andrei tutta l'anno. Ecco, diciamo. Non sarebbe. C'è Simone da Bologna che chiede se si usa il pistacchio in Giappone, perché il suo maestro, evidentemente maestro d'origine giapponese, non lo conosceva il pistacchio. Ma pistacchio adoriamo proprio. Pistacchio adesso è diventato eccellenza. Adesso. Quindi mettiamo anche nella cucina giapponese, ricetta giapponese, mettono pistacchio a go-go in questo momento. Ma pare addirittura abbiano messo una isola di Bronte anche nell'arcipelago giapponese per avere il pistacchio buono. Sì. Lo fanno lì. Bronte è 64 milioni di chilometri quadrati, tutti da lì vengono, non si capisce. Allora mettiamo Elodie e poi passiamo ai saluti finali, facciamo rientrare un po' tutti, abbiamo spacchettato anche Danilo. Ma soprattutto Iro ci dirà 23 quella roba lì. Sì. E se mi cerco, penso che cosa vorrai. Ok, respira, dicelo di. Ed è quello che ha detto Danilo. Respiri, Danilo. Possiamo rassicurare tutti a casa. Sì. È stata rassicuro una bellezza divertentissima. Sì. E poi posso dire una cosa: questa barba Chiazze ti sta meglio. Una nuova moda, eh. Ecco, Danilo, firma qui questa Grazie. Calma, grazie. Anche lì, qua. Ok. Hai anche comprato un televisore. Allora, volevamo innanzitutto fare un applauso noi tre a tutto lo staff di Chiamate Roma. Sì, grazie ragazzi. E anche alla Stella che è a Milano. Grazie Stella, impagabili come al solito. Abbiamo portato a casa questi primi mesi di Chiamate Roma. Previ, ma che stai a far fuori? Previ! Sta mangiando i maritozzi che ha portato il buon Elvio. Buongiorno a tutti. Il fornaio di fiducia di Chiamate Roma. Eccolo, eccoci qua. Buongiorno. Elvio, l'altro forno, l'altro giusto? Forno, l'altro forno. Previ, che stai a
fa? Stai a mangiare? A mangiare. Fa, sei... Stavo intrattenendo. Ma cioè... Allora, un ringraziamento anche e soprattutto ad Enrico che è venuto fino a Roma. Grazie, grazie Enrico, grazie, voi, grazie, grazie. Grazie a voi. Con Enrico ci sentiamo il 9 gennaio, sì, quando torniamo in diretta la mattina. Grazie Patrizio, grazie tantissimo. Grazie a voi. Grazie, grazie, grazie a voi, trio. Grazie Veronica, grazie, grazie Giacione, grazie. Saluta, di qualcosa. La Manona. Inquadrati, inquadrati. Buon Natale a tutti quanti. Danilo, grazie anche per aver prenotato il ristorante oggi a pranzo. Certo. Ci siamo tutti qui presenti, ci sono, giusto? Confermati. Sì, sì. Chiaramente ci sono anche le nostre ascoltatrici che stanno facendo dei selfie dall'esterno. Che carino. Fermi, scusate, fermi. No, rifalla che ci mettiamo in posa. Tanto la gente a casa non importa, vai, vai. Aspetta. No, abbiamo ancora tempo, no, Pat? Sì, quanto ci abbiamo? Ecco. Fermi. 30 secondi. Aspetta. Però. Noi non ci siamo nella foto, ma non importa. Veronica, come al solito, come al solito. Beh, ragazzi, noi ringraziamo e facciamo l'auguri al trio Medusa. Grazie, 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 e anche a quelli che sono lì dall'altra parte della radio. Esatto, e soprattutto a voi, amiche ed amici all'ascolto di Chiamate Roma, un augurio di cuore sincero a voi, a Chiamate, alle vostre famiglie, e soprattutto mangiate a schifio. A schifio, questo, bro, questo è il vero senso del Natale. Questo, E se giocate a tombola, ricordate che oggi è 23, togli la base. Iro, ti tocca, 23. Bucio di Curo. Curo, mi raccomando, qual è? Curo. Ora sì che è il Natale. Vi vogliamo bene, grazie da parte di Giorgio e Furo. A voi a tutti, ciao. Ciao, 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 ciao.